fare tanto. Eccoci di nuovo in diretta. Allora, inflazione al 12,5%, c'è chi ha contratto dei mutui a tasso variabile, che si trova adesso delle rate piuttosto pesanti. Questa manovra, questa legge di bilancio, questa finanziaria, come la chiamiamo, come si chiamava un tempo, prevede una norma che in realtà è la riproposizione di una vecchia norma. Che cosa consente, Sileoni? Allora, prima bisogna partire da un discorso che secondo me viene affrontato poco, cioè come si cura l'inflazione. L'inflazione, c'è una medicina che con certezza possa curare, potrà curare l'inflazione? No, è come il Covid. Non c'è una medicina dove sostanzialmente, quindi la Banca Centrale Europea porta avanti gli stessi strumenti, gli stessi sistemi che un po' da sempre. E quindi come la Federal Reserve. Come la Banca d'Inghilterra. Sì, sì, come chiaro. Tutto il mondo civilizzato. Sì, però è altrettanto vero che sono provvedimenti che possono essere in qualche modo criticati, che possono essere comunque migliorati. Come vengono migliorati? Noi ci siamo scontrati anche l'altra volta. Ieri un economista importante, Donato Masciandaro, sul Sole, ha espressamente indicato l'assoluta e impropria autonomia della BCE anche rispetto alla stessa Unione Europea e ha chiesto all'Unione Europea di convocare la Lagarde perché la Lagarde non tenga conto della diversità delle varie economie e dei vari paesi europei. Quindi è un'iniziativa per far capire alla BCE che non può assolutamente considerarsi autonoma al 100% su tutto. Detto questo, un secolo di legislatura delle banche centrali. Va bene. Lei alla domanda non ha risposto. Ha teorizzato una roba che non sta né in cielo né in terra. Ma per il resto, per carità, continui pure. Allora, facciamo così. Io propongo, come si dice sui mutui, propongo una moratoria. Allora, Sileoni adesso ci racconta la norma. E poi Paolo ci fa un esempio, ma eventualmente dopo torniamo a questa cosa qua. Giacalone si sente un po' professore e un po' censore, ma forse... Ma mi pare che il Parlamento Europeo convoca la Banca Centrale perché sono troppo autonomi. Ci sono dei limiti alle cose. Lei insiste. Vabbè che è Natale, Sto dicendo, lei insiste. Ho richiamato all'attenzione del pubblico e anche sua di quello che ha detto ieri il professor Donato Masciandaro, capito? Poi se lei non è in accordo con lui, io credo che sia molto più autorevole di lei, quindi lo cito. Veniamo alla norma che interessa i telespettatori che hanno i mutui. Detto questo, questa sua attenzione verso la BCE è un po' sospetta, perché lei entra a gamba tesa in maniera impropria, solamente quanto si parla della BCE. Quindi, detto questo, il provvedimento del governo è estremamente importante. Sospetta. Allora, signori e signore, visto che ci abbiamo che signore, veniamo al provvedimento che interessa agli italiani. Ma perché fa tutti questi gesti? Ma che sospetto cosa? Ma io invece penso che sia sospetta. Ma di che? Ma è un membro di Galetiche. Si è suonato. Allora, senta, lei bisogna ci sta attento con te, perché no, lei è suonato. No, Suonato, signori, 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 signori
Allora, vi prego, partiamo dalla norma che si trova in questa legge di stabilità. Io ho un mutuo a tasso variabile, mi salgono i tassi di interesse, mi sale molto, cosa posso fare, Sileone? Se passerà questa norma, se dovesse passare questa norma, ci sarà automaticamente il passaggio, potrebbe esserci il passaggio dal tasso variabile al tasso fisso per quei mutui che arrivano fino a 200.000 euro. Ci sono delle condizioni, le condizioni che il cliente sia completamente in regola sul pagamento delle rate, l'altra condizione è che c'è un tetto massimo stabilito dall'ISE che è di 35.000 euro, che è un coefficiente che mette insieme gli stipendi di famiglia, il valore degli immobili di proprietà della persona interessata, la situazione patrimoniale, esatto, mettiamola così, e la liquidità sui conti correnti. Quindi, però le vorrei chiedere, Sileone, se io ho questo mutuo a tasso variabile, vado dalla mia banca, la banca può rifiutarsi stante questa norma oppure è obbligata a farlo? Bisogna vedere come è fatta la norma.
Se la norma è fatta in maniera stringente, in maniera chiara, non potrà rifiutarsi, ma io credo che non solo questo governo, ma che tutti i governi, prima di prendere un provvedimento del genere, l'abbiano, e io qualche sentore ce l'ho, qualche notizia ce l'ho, che stiano, tra virgolette, trattando con le banche per creare una norma che sia blindata. Chiarissimo. Allora, in attesa...